Durante il time out ritrovo con piacere il delegato della FIP per Cosenza, Fabio Lorenzi, insomma, è una gloria importante del basket silano e non solo, è venuto qui per vedere questa sfida. È già un traguardo importantissimo essere qui, ma è un momento importante per tutto il basket a Cosenza. Fabio, ben trovato innanzitutto. Sicuramente non è il giorno ideale per riabbracciarci, ma sei consapevole meglio di noi che insomma, è un giorno molto particolare per tutto il basket calabrese, purtroppo. Purtroppo sì, innanzitutto mi va di fare le condoglianze alla famiglia Mazzana perché insomma, il comitato regionale, tutta la pallacanestro regionale ha perso diciamo, un simbolo, una persona che amava veramente il basket. Con Santo abbiamo fatto anche un'esperienza fuori, insomma, li abbraccio e mi stringo al loro dolore. Ritornando per fortuna diciamo al basket che voleva Pasquale, è una bellissima esperienza quella che sta facendo la Micromega e mi va di fare i complimenti ad una società che ha dato sempre il cuore per il basket, una società storica della provincia di Cosenza che si trova ad affrontare qui un'interzona con il Basket Ragusa, un'altra società gloriosa del basket siciliano. Mi va di fare i complimenti a tutta la famiglia Cundari, alla famiglia Gallo, insomma per i risultati che stanno ottenendo e come no ad Andrea Fiertler che è uno che insomma, è cresciuto nei campi di basket. Ti ringrazio per l'opportunità che mi stai dando perché faccio un po' un excursus su quello che sta succedendo nella nostra provincia perché è un momento diciamo, particolare e tra virgolette ottimo, nel senso che tutte le compagini che stanno affrontando i vari campionati stanno ottenendo dei risultati strepitosi. Parto dalla C-Gold della Bim Bum che ha fatto un girone di ritorno entusiasmante. Se fosse durato altre 3-4 giornate forse sarebbero arrivate addirittura dai playoff e avrebbero detto la loro. Scendo e vado a parlare del Pollino Castrovilla, di coach Silella, che sta ottenendo anche dei risultati ottimi. So che stanno ripartendo anche col settore giovanile, hanno fatto una grossa squadra di under 15 femminile, insomma il movimento sta crescendo. La promozione a livello provinciale siamo riusciti a farla partire e sta diventando un bel campionato. L'under 19 della Bim Bum è in finale regionale contro la Mastria, se non sbaglio, Sì. di coach Arigliano, del presidente Carbone e di Pierpaolo Carbone. Insomma, diciamo che è un momento abbastanza positivo e florido per noi. Poi mi permetto di dire che abbiamo, come comitato regionale, siamo riusciti a creare altri 28-30 istruttori di mini basket, guidati da Maurizio Cremonini, che diciamo che è il mini basket a livello nazionale, sono riusciti a diventare istruttori di mini basket e già si parla di far partire alcuni centri nella provincia, mi viene in mente Acri. Siamo ripartiti anche con i raduni del 2007 e del 2008 che abbiamo fatto la settimana scorsa a Cosenza e stiamo cercando di, visto questo periodo maledetto di pandemia, nonché di tutte queste purtroppo tragedie che stanno succedendo sia localmente che nel mondo, stiamo cercando di ripartire un po' con il mini basket per fare dei concentramenti. Settimana scorsa siamo stati a Rossano, ospitati da coach Saccone, dove abbiamo fatto una giornata di basket e devo dirti la sincera verità che una tribuna così piena di sì, sono genitori, però con un entusiasmo che si è visto negli occhi dei bambini non mi capitava da tanto tempo. Quindi diciamo che stiamo cercando di ritornare ai fasti di un tempo, però le difficoltà ci sono, a partire dalla struttura, è inutile che lo dico, sembra una continua lamentela, però anche su Cosenza abbiamo serie difficoltà. Per fortuna abbiamo la gestione del palazzetto di Quattromiglia con Pierpaolo Carbone e la Bim Bum e questo è un buon polmone per il movimento. Da poco è partita anche la struttura che gestisce Cristian Dodaro, sempre a Rende, che è una struttura bellissima, dove a breve forse partiremo anche con altre manifestazioni di mini basket. Diciamo che qualcosa si muove, ora dobbiamo rimboccarci le maniche tutti quanti, noi tecnici, e soprattutto andare a fare quello che dico io, un po' di reclutamento in queste scuole, perché io dico che il tutto deve partire dal mini basket. Se non parte dal mini basket, se non ritorniamo ai numeri di un tempo, purtroppo non avremo nessuna opportunità. Mi viene da dire, scusami se mi dilungo un po'. Hai tutto il tempo che vuoi.
Mi viene da dire che quando facemmo la B negli anni 2000, purtroppo, tutte le scuole si parlava di pallacanestro, tutti i campi, quei pochi che c'erano all'aperto, pullulavano di persone. Quindi dico che bisogna fare reclutamento, ma soprattutto bisogna avere, e voi mi insegnate qui a Reggio, se c'è una squadra che trascina e trae nel movimento, è tutto di guadagnato. Allora, una piccolissima parentesi, ovviamente Pietro, il figlio maggiore di Pasquale, anche ha giocato a Cosenza. Certo, sì. Perché ce l'ho dimenticati, no, è doveroso anche dirlo. L'ho abbracciato. Sì, sì, assolutamente. Niente, sono d'accordissimo con tutto il tuo discorso. Aggiungerei soltanto, se mi posso permettere, l'operato di Belvedere di coach Perrone, anche lì platea ultra piena e pubblico da favola, quindi vuol dire che qualcosa si sta muovendo, e le parole, le interviste, le trasmissioni che io conduco, sì, saranno pure belle, ma il fare è molto più importante, quindi è inutile piangersi addosso. Noi siamo qui ovviamente per la pallacanestro, così come testimonia questa diretta. Bisogna fare, parlare di meno e operare. Poi, quando avremo fatto tante cose come sono state fatte a Cosenza, ci vedremo e ne parleremo, sarà la cosa migliore. Io ovviamente la cronaca di questa partita è un 8-40, complice la grandissima voglia e tecnica della formazione Iblea. Hai detto bene, realtà siciliana, io aggiungerei realtà nazionale Ragusa, perché è da tanti anni che Ragusa è una piazza da attenzionare a livello nazionale. Ricordo le bellissime sfide in Serie A contro la Viola di Manu Ginobili, con coach Gaetano Gebbia alla guida. Nel frattempo il capitano Donni ci prova a scardinare la difesa, ma non ci riesce. Ovviamente il gap è davvero ampio, lo sapevamo, ma è inutile fare drammi e bisogna lavorare sempre di più, sempre a testa alta. Chiaramente Ragusa sta dimostrando maggiore preparazione e maggiore competizione che avviene a livello regionale. Non dimentichiamoci, queste sono squadre che arrivano dopo un percorso fatto di partite importanti nella propria regione, e l'aver battuto squadre per esempio come Agrigento in semifinale e come Catania nella finalissima vuol dire tanto. Nel frattempo, canestro di Giulio Carofiglio, io ritorno un attimino in cronaca, anche perché questi ragazzi avranno bisogno di rivedere i loro canestri, i loro errori, le proprie partenze. Usufruisco della presenza di Fabio. Guarda, neanche qualche settimana fa avevo visto su Super Basket, all'epoca c'era un bello spazio anche per le squadre di Serie B su Super Basket, e insomma si parlava di Cosenza come un punto importante, la Dodaro Cosenza, e il sogno sarebbe ritrovare basket di un certo livello. Ci sarà la riforma dei campionati, c'è un palazzetto in gestione, vedremo come andrà lo sviluppo del progetto Bim Bum e delle altre realtà, così come quello della famiglia Gundari e Gallo, che da tantissimi anni ormai porta avanti progetti di questo tipo. C'è un'infrazione di...